Sono oltre 200 i convegnisti della polizia locale provenienti da tutta la Sicilia e da diverse parti d'Italia che prendono parte alle due giornate formative organizzate dall'associazione no profit IPS, i professionisti della sicurezza, in collaborazione con l'Osservatorio per la Polizia Locale e il Comune di Capodorlando. Al Cineteatro Rosso di San Secondo gli esponenti della Polizia Locale si confrontano sui temi di stretta attualità, dalla tutela della privacy all'uso dei dispositivi e delle apparecchiature elettroniche, dai controlli edilizi e le attività operative di polizia amministrativa e giudiziaria alla sicurezza urbana. Ho relazionato sulle problematiche inerenti all'uso dei dispositivi elettronici, quindi autovelox, bodycam, webcam e quant'altro, e la privacy, la tutela della riservatezza, visto che questi dispositivi mettono proprio in gioco immagini suscettibili di essere divulgate ovunque. E l'attenzione è stata anche particolarmente incentrata sulle normative europee che l'anno prossimo saranno in vigore. Le normative che riguardano l'attività di polizia municipale sono sempre in continua evoluzione, in cambiamento, e quindi la formazione rappresenta un punto fondamentale e determinante per tutti gli operatori della polizia locale. Se a questo aggiungiamo che naturalmente non abbiamo la possibilità di garantirci la formazione attraverso un centro regionale, perché a causa dei perenni problemi economici la regione siciliana ha eliminato il centro di formazione, quelli che riusciamo con tanto sforzo e buona volontà sia dell'amministrazione e delle associazioni a garantire rappresentano l'unica linfa vitale e determinante per un approccio sistematico, costante e professionale sui tuoi territori di competenza. Quest'oggi io mi soffermerò in effetti su quelle che sono le attività di polizia giudiziaria che si devono disimpegnare nel reprimere il fenomeno dell'abusivismo edilizio, perché come si sa spesso questo fenomeno travalica nell'ambito penalistico. E quindi la Polizia Municipale oggi a convegno diciamo che rispolvererà quelle che sono le tecniche di polizia giudiziaria, le regole di polizia giudiziaria e gli atti di PG che vanno trasmessi in procura o che vanno eventualmente eseguiti.